Io sono Matteo, Dark Gold Prospecting. In questo breve video andiamo a vedere una cosa molto interessante. Ci troviamo sull'Orco, un fiume nel nord Italia, in particolare in Piemonte, e nel tratto poco a nord di Rivarolo, si parla di circa mezzo chilometro, un chilometro, vediamo l'affioramento di un livello importante, con un spessore, diciamo, da quanto ho potuto visionare, anche circa di un metro localmente di argille. Queste argille non sono uniformi, tendono verso la parte superiore ad avere un contenuto medio-alto di clasti, diciamo di diversa dimensione, e principalmente si tratta di arenarie. Cos'è la cosa interessante? La cosa interessante è che al di sopra di queste argille si sono depositati dei depositi di tipologia fluviale, come possiamo vedere nell'immagine. Quindi, questo è un chiaro esempio di quello che ho spiegato nel tutorial teorico del fake bedrock. In questo caso, l'oro che va a depositarsi nei depositi superiori rispetto al livello di argilla non riesce a passare all'interno di queste argille. Qui tende a depositarsi nella parte superiore, in particolare nell'interfaccia tra l'argilla e il deposito fluviale. Il deposito fluviale in questo caso, come vedete, è identificato dall'affiorare dei ciottoli, un colore grigio, sempre questo sto parlando dell'affioramento dall'altra parte del fiume, e le argille hanno questo colore tipico giallastro o comunque marroncino. Vediamo inoltre anche sulla destra che affiorano proprio al centro del fiume. Talvolta fanno delle deflessioni, fanno delle depressioni in cui l'oro può depositarsi in maniera preferenziale anche durante le piene, un po' come fossero delle trappole naturali. In questo caso io, oltre ad aver prospettato insieme a una vasta compagnia quel giorno sia le argille nel tratto intermedio del fiume, sono andato a prospettare, come vedete nell'immagine, anche dalla riva opposta. In quello che vedete, in maniera molto interessante, si vede dove io sono, all'interno dell'inquadratura, un deposito grigio composto da grossi massi, il che è anche una cosa importante, la dimensione è un fattore importante per la deposizione dell'oro, e vedete che vi è una depressione, cioè l'argilla a destra e l'argilla a sinistra rispetto a dove sono io sono in una posizione chiaramente più alta rispetto all'interno. Quindi vediamo un panorama dell'area in modo tale che possiate anche voi, se volete, andarvi e recarvi, fare delle prove. Ritorniamo a vedere, vedete che c'è proprio come fosse un'erosione che ha generato un canale nelle argille. Ovviamente l'oro tenderà a essere nella parte più profonda di esse, dove appunto sono andato a fare dei test. Luogo abbastanza impervio e, come potete notare, l'acqua è molto bassa. Cambiando l'inquadratura vedete proprio le argille che affiorano. E vedete come questo loro andamento non è stabile, non costituiscono un livello unico, bensì costituiscono degli alti e bassi. Motivo della prospezione è appunto andare a delineare questi bassi, in quanto l'oro tenderà ad andarsi a concentrare in questi bassi, inoltre l'oro tenderà a non scendere nelle argille, a meno che non ci siano delle fessure in cui si può andare a concentrare, cosa che io non sono riuscito a trovare in quella sponda, ma che al centro del fiume si può visionare benissimo. Anche a nord sono stati visionati dei depositi simili, quindi dei banchi d'argilla che tagliano il fiume. In poche parole, è importante in quanto sono dei luoghi preferenziali di ricchezza o comunque di deposizione aurifera. Ciao a tutti, sono Matteo da Dark Gold Prospecting. Al prossimo video.